Buongiorno, in questo video faremo un bel po' di cose, tra cui vi mostreremo anche cosa mangiamo durante il giorno, quindi la nostra dieta per rimanere, ecco, in linea per dimagrire. Non è dieta chetogenica, nulla di tutto questo, lo vedremo insieme. Nel frattempo mi vado anche a fare i capelli biondi. Ma prima un bel caffè cremoso e poi a fare la spesa subito. Ed eccoci qua, ragazzi, da questo non è il risultato finale. È una prova perché di solito faccio sempre la prova delle ciocche prima di fare tutta la testa perché devo capire il livello di schiaritura. Come potete vedere, il livello di schiaritura è molto buono. E visto che adesso farò tutta la testa, poi dovrò tonalizzare per togliere via tutto questo arancio. Lo toglieremo usando tantissimo il malva, quindi faccio vedere tutto, raga, perché non è finita assolutamente, non posso stare in queste condizioni. Prima di metterci a fare i capelli, appunto, abbiamo pensato, ma cosa mangiamo stasera? Qualcosa di sano che comunque non faccia ingrassare e che faccia dimagrire. Ho detto facciamoci un bel tacos con carne macinata, carote, cipolle, un finto soffritto, che in realtà si fa con 2 cucchiai d'acqua e un cucchiaio raso di olio. E poi ho detto vabbè, ma noi non abbiamo i tacos, quindi che cosa prendiamo? Prendiamo le piadine. Quindi ci facciamo una piadina e poi ho detto a mia sorella, io c'ho un avocado che si è fatto proprio maturo. Ho detto ok, facciamo una guacamole e una specie di guacamole, che poi vi dirò gli ingredienti. E poi praticamente lo andiamo a mettere invece della maionese, quindi facciamo una cosa fit. Poi per gli altri abbiamo pensato di fare melanzane a funghetti, vedete, con salsicce di pollo, ma anche questo può essere un piatto unico per la dieta, quindi molto fitta anch'essi, con pomodorini, sempre questi qua del nostro, diciamo, orto vicino del contadino, con olive e silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. Prepariamo la maionese di proteine, come la fai con l'avocado, semplicemente. Si apre così, si fa un taglio attorno e poi si apre girando. Poi togliamo l'osso e iniziamo appunto a premere con la forchetta per creare proprio una crema come la maionese. Peperoncino e poi ovviamente il lime. Abbiamo
abbiamo creato la nostra maionese dietetica, diciamola tutta, e molto proteica. Stando porta a porta ci capita spesso, io e mia sorella, di mangiare le cose simili. Perché magari lei mi dice: cosa cucini oggi? Ah, le faccio anche io, allora vabbè. Quindi ci mettiamo molto spesso d'accordo e abbiamo una dieta molto equilibrata e molto simile. Adesso vi spiego perché non è ancora il mio colore. E ora vi spiego bene tutto quello che è successo. Alla luce naturale è molto molto meglio, raga. Moltissimo meglio. Faccio dire anche alla luce naturale, infatti. Come vedete non è tonalizzato per niente. Purtroppo dove vivo io non hanno nessun prodotto veramente professionale, nemmeno quelle che riforniscono i parrucchieri. Sono riuscita a trovare quel prodotto che invece ho acquistato su internet, e quello lo faremo insieme, quindi non vedo l'ora che mi arrivi. Perché io tolsi il biondo, se mi piace tanto, perché non riuscivo ad avere il risultato che volevo io. Infatti avevo sempre questo risultato tipo così come adesso, che non mi piace, e questa è una transizione. Ovviamente io non volevo questa transizione, non avevo i prodotti giusti, e anche se andate dal parrucchiere e siete scure, nere, vi fa una decorazione, uscite così, ve ne vuole fare un'altra, dite no, perché si rovinano i capelli. Io infatti ho decolorato a 30 volumi, 30 minuti, non di più, e poi avrei utilizzato quel tonalizzante che doveva arrivarmi proprio oggi, ma si sa, i corrieri con agosto. Infatti ho cercato di tonalizzare con una classica tinta 9.1, ma assolutamente non è andata, non ha tonalizzato un granché, e infatti a causa di questo io tolsi il biondo, perché non avevo in Italia quei prodotti, non li trovavo almeno nella mia zona, nemmeno su internet in realtà, e quindi non riuscivano mai a crescermi i capelli, perché giustamente se non si va nel salone da sole a casa, se non conoscete le varie tecniche, i vari prodotti che bisogna prendere, vi rovinate solo i capelli. E adesso che sono finalmente lunghi, ho detto ok, ora ritorno di nuovo bionda, tanto ci sono anche prodotti che so che sono in poco, e quindi poi ve li faccio scoprire insieme a me nel prossimo video. Quindi spero che questo vlog vi abbia comunque tenuto compagnia. Questo colore, vi ricordo che è un colore di transizione, non è quello vero, non è quello giusto, e però la transizione la vivremo insieme. Vi mando un bacio, ricordatevi di lasciarci un like e di commentare. A presto, ciao ragazze.